Ciao amici di Braciami Ancora, 24 euro al chilo, 5,89 euro al chilo. Oggi sfida tra zamponi. Questo è uno zampone artigianale, questo è uno zampone comprato al discount, è il più economico che ho trovato. Ho girato 9 supermercati e questo a 5,89 ragazzi era il più cheap di tutti. Per fare questa sfida sono venuto a Centocelle, quartiere della periferia est di Roma, e sono venuto a trovare Daniele, che è proprietario, Daniele, della macelleria I Tre Porcellini, e che ha realizzato questo zampone. Intanto vi dico un po' di numeri, ragazzi, sul mondo Cotechino Zampone. Sapete a quanto ammonta il fatturato di questi due prodotti? In Italia 30 milioni di euro. 30 milioni di euro è una cifra che secondo me potrebbe far alzare le antenne a Chiara Ferragni. Quindi nel 2024 ci aspettiamo lo zampone firmato Chiara Ferragni. E lui è Daniele, è il proprietario della macelleria Tre Porcellini. Oggi fa freddo. Mazza, oggi fa freddo. Oh, stiamo entrando nella macelleria di Daniele. Prego, prego. Piena di gente, Scoppia sta macelleria oggi, Sì, pure io quasi, guarda. Ragazzi, però prima di proseguire, comunicazione di servizio, è uscita la nostra guida Steakhouse e Macellerie d'Italia, e ovviamente la macelleria I Tre Porcellini è dentro e apre, come si dice in gergo, la sezione dedicata a Lazio. Vi faccio vedere. La trovate, ragazzi, su Amazon. Digitate Steakhouse e Macellerie d'Italia 2024, vi compare, ve la comprate. Secondo me è un bel regalo che potete fare a qualche vostro amico, ma è anche una guida interessante da tenere sempre con sé. Ci sono oltre 700 locali sparsi in tutta Italia, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, isole comprese. Andiamo dietro nel laboratorio e iniziamo sta sfida. Andiamo. Il sospetto che in questa macelleria si lavori mi viene da questa parete piena di ordini da soddisfare, giusto? Sì. Però li soddisfiamo fan pardore. Ora ce dobbiamo concentrare. Adesso giochiamo. Bravo, esatto. Lavoriamo. Patrizia, la mamma di Daniele. Ciao, Michele. Ma stai a piangere? Sto piangendo perché? Per le cipolle. Ah, no, per l'emozione, perché mi hai visto. No, pensavo perché mi avevi visto. No. Okay. Lo so che ti chiedo un grande sforzo professionale nel fare un confronto tra un prodotto che realizzi te e un prodotto comprato al supermercato. No, guarda, sono sincero, è uno sforzo che faccio volentieri, perché mi piace anche a me far vedere, soprattutto a voi, che ci sono differenze reali, non solo di prezzo. Ci sta. Iniziamo dal packaging. Il prezzo l'abbiamo detto. Vabbè, anche lì tu c'hai il fiocchetto rosso e loro no. Sì, facciamo subito un confronto fra gli ingredienti. Allora, carne di spalla di suino padano, cotenna di suino padano, sale di cervia, pepe bianco, muntok, spezie, aromi naturali. Gli ingredienti qui: carne di suino, cotenna, grasso di suino, sale, spezie, antiossidante, sodio, scorbato, conservante, idrido di sodio, attenzione, Daniele mi faceva notare una cosa. Sì, ok, gli ingredienti sono oggettivamente diversi, ma data di scadenza 16 agosto 2025. E il tuo invece? Data di scadenza 31 marzo 2024. E che vuol dire? Vuol dire che questo qui conserva 3 mesi, poi vi faccio vedere dentro che comunque sta nella stessa busta d'alluminio e la precottura è quella. Quindi questo ha 3 mesi di conservazione, questo ha 2 anni? Un anno e mezzo abbondante. Per quale motivo? Probabilmente è una questione di conservante chimico. Aprimo, va? Aprimo. Ma che ci hai messo? Il timbro di cera lacca? Guarda. No, che mamma ci sono mia. Pure le iniziali mie. Allora, questa è la classica confezione nel quale viene trovate tutti i cotechini e tutti gli zamponi precotti, no? Sì, giusto? Sì. Busta d'alluminio, in modo poi da conservare meglio. Esatto, busta di alluminio, poi si fa la cottura e si conserva meglio. Dai, tiriamo Vai, fuori il 5,89. Là. È la stessa. Ancora un po', è uguale. Senti Daniele, io non ci capisco granché, ma l'involucro sì, è lo stesso. È lo stesso. Quindi su quello non hanno fatto risparmiella su quello. No, assolutamente. Ok, è identico. Okay. E ragazzi, è emersa una cosa. Quando ha aperto quello artigianale è esploso praticamente un vulcano con un odore pazzesco, stravolgente, cosa che non è capitata quando hai aperto questo chip, questo del supermercato. È un peccato non potervi far sentire la differenza, però vi assicuro che questo ha un profumo pazzesco. E ora che facciamo? E adesso ce li mangiamo e ci mangiamo. Bene. Tutti e due.
tutti e due, dai. A casa lo zampone si mette nella pentola, si fa bollire. E non usiamo la pentola classica, usiamo il Rational, perché siamo dentro una macelleria che ha anche una parte di laboratorio, tra l'altro, sì, che vedo sta lavorando sodo. Esatto. Sta lavorando sodo. Ci tengo a dire, questo non è un video sponsorizzato da Rational. Per quanto, se Rational fosse interessato, noi al Rational, telefono stiamo qua. Noi al telefono rispondiamo sempre. Non fanno mai schifo. No. Vai. Là. 20 minuti, a casa 20 minuti, 20 minuti. Bello Rational, lei fa tutto. Però, lui, eh? Fa tutto da solo, quando bello, ha finito ci chiama pure. Esatto. A Daniele, ci abbiamo 20 minuti. Che famo? Tocca inganna all'attesa. Dai, facciamo qualcosa. Bro, mi hai letto nel pensiero. Mamma mia, che... Ecco. Allora, maiale nero brado, quindi meticcio di Cintasenese e nero calabrese, affumicato al legno di ciliegio. C'ha un profumo, non lo puoi sentire, mi dispiace. E mo ci metto il naso, mo ci metto il naso. Tu hai una politica particolare per quanto riguarda il suino? Sì. Come funziona? Dimmi un po'. Allora, noi a parte il classico maiale bianco che compriamo in Abruzzo, abbiamo un allevamento gestito di maiale nero brado. Che vuol dire? Vuol dire che abbiamo un meticcio di Cintasenese e nero calabrese che teniamo allo stato brado, quindi liberi, nei boschi. Sono boschi di querce, quindi mangiano quello che trovano e crescono quando vogliono e come vogliono. E quanti animaletti c'hai l'anno? Facciamo circa 50 capi l'anno. Quindi non sono tantissimi. No, non sono tantissimi. Quindi prodotto super artigianale. Assolutamente sì. Ok, a parole sei un fenomeno, vediamo se è buono davvero. Ci provo. Siamo al primo, mortacci quanto è buono dalla giornata. Proviamo il grassetto da solo. Qui stiamo al mortacci quanto è buono, super wow. E ricordate, non è grasso, è sapore, ok? Faccio una cosa importante. Che ci fai vedere? Vedi sto marchietto qua, c'è un hashtag. Sì. C'è scritto zero chimica. Sì, ho visto, ho visto. Vuol dire? Deduco che tu sei uno che ha un approccio molto naturale. Sì. Non ci metto niente di chimico, niente. Queste carne, aromi, basta. Ora io lo voglio assaggiare, dai, assaggiamo. Okay. Secondo mortacci quanto è buono, dedicato alla mortadella. Ah ragazzi, guardate che bel momento, guardate, che dici Daniele? Dicevo, questo qui è l'involucro dello zampone. Praticamente dal prosciutto non stagionato fresco viene scotennata tutta la parte bassa e rimane questo, l'involucro, che è esattamente identico. Esatto. Vedi? Scusa, ma ci sono delle linee guida per fare lo zampone? Ci sono delle linee guida, che è la ricetta dello zampone Modena, che prevede 20% di codenna, 60% di carne magra e altri 20% di grasso, che sia da pancetta o da gola. Il mio non è uno zampone IGP, quindi faccio come mi pare. Benissimo, ok. Differenza col cotechino? Differenza col cotechino solo l'involucro. Praticamente fuori c'è la cotenna anziché il budellino del, sì, cotechino, e pesa di più e costa di più. Ok, motivo per il quale c'è più mercato dei cotechini che non dei zamponi. C'è più mercato. Però, raga, posso dirvi una cosa? Ma tu tavi da lo zampone, ma vuoi mettere che ti stai a mangiare zampetta e il maiale? Yeah, guarda che meraviglia, guarda che prodotto. Mamma mia, spettacolare. Io personalmente preferisco lo zappone. Ah, lo teneva nascosto. Guardate qua che pezzo di lardo. Adesso da dove arriva? Sempre da quei maiali che ti raccontavo prima. Me lo devi tagliare, dai. Me lo devi tagliare. Vado. Vai. Allora, basta due fettine. Mamma mia, Guardate ragazzi, adesso tempo qualche minuto e inizierà a squagliarsi. Questo è tutto acido oleico, queste sono tutte ghiande, so, guardate, guardate il mio dito, guardate. Guardate le mie mani intacchiose, guardate. Ha raggiunto la temperatura giusta per assaggiarlo. Solo una cosa è meglio di questo, solo una cosa, e non lo posso dire, se no YouTube dice no, non puoi dire certe cose. A few minutes later. Ragazzi, i 20 minuti sono passati,
e ora apriamo sti due zamponi. Allora, io voglio fare una cosa però. Sì. Voglio andare a prendere una ciotolina e versare i liquidi di tutte e due. Bravo, sì, ci piace. Perché voglio vedere quanto calo cottura c'è. Mi pare giusto, mossa saggia. Stiamo aprendo, ragazzi, lo zampone, quello economico, da 5,89 euro. Eccolo qua. Apriamo, ragazzi, lo zampone da 24 euro al chilo. Vabbè, cazzarola, ragazzi, porca miseria, ragazzi. Ok, qui la differenza già è visiva, eh? La differenza, ragazzi, salta all'occhio in un nanosecondo. Anche un vegano se ne accorgerebbe della differenza. Daniele, come direbbero gli inglesi, ma what are we talking about? Tradotto, de che stiamo a parlare? Però, visto che tu c'hai il mestiere, facciamo un'analisi di questi due prodotti con la garanzia, cari amici di Bracimi Ancora, che ci sarà onestà intellettuale, in primis da parte mia, ma poi pure sì, da parte di Daniele. Lo giuro. Ok? Va bene che sei pro domo tua, ok? Ma io pro verità. Sì. Dov'è finita la zampetta qui del nostro zampone? La zampetta qua, eccola qua, si è rotta. C'è. Perché c'è, eccola, possiamo anche ricomporla più o meno, ma... Perché si è rotta? Si è rotta perché ha avuto un po' di calopeso, quindi ha perso molti liquidi e di conseguenza si è un po'... E il calopeso da che è dovuto? Probabilmente dal grasso. Dal grasso? Dal grasso che scioglie, tanto grasso che va a sciogliere e tende a stringere tanto il prodotto. Da crudo pesavano tutti e due un chilo? Sì. Al termine della cottura, quello del supermercato ha perso più peso. Vai con quello economico. Vado. Partivamo, ragazzi, da un chilo e siamo arrivati sul piatto a 658 grammi. Pesavo quello tuo. Cioè, e il tuo ha perso 37 grammi, meno del 5%. Sì. Meno del 5%. Ragazzi, dovrebbe bastare questo per spiegare il perché della differenza di costo. E Daniele, fammi capire una cosa, perché quello del supermercato gli sono usciti tutti quei liquidi? Mi sembra quasi che si sia rimpicciolito. Si è rimpicciolito perché ha perso più liquidi dovuti dal grasso. Molto probabilmente qui c'è più grasso perché il grasso costa un pochino meno. Quindi, ok, la questione del contenimento dei prezzi. Esatto. Perché non si spiega allora perché quello costa 5,89 euro e il tuo 24 euro al chilo. Sì, esatto, probabilmente la differenza sta nella materia prima. Quella, sì. Ok, ci siamo. Però ora li assaggiamo. Assaggiamo. Perché magari, a me è capitato una volta, il prodotto era più piccolo, ma era più buono. Quindi, assaggiamo. Partiamo col 5,89 che si sta disintegrando in mano. Porello, lui più di questo non può fare, credo. Ok, che ti sembra? Mi dai un parere sulla grana? Allora, la grana mi piace, mi sembra un po', vedi, questo è tutto quello che ha perso in cottura, perché ne manca un po', è andato via. Sì. Però ad occhio la grana c'è. Ad occhio la grana è buona, forse tanto grasso. Tagliamo il tuo, va. Che spettacolo! Ok. Li mettiamo a paragone? Ragazzi, la differenza ve la sto facendo vedere. Questo è quello economico e questo è quello artigianale. Ragazzi, procediamo all'assaggio. Vi faccio vedere le differenze. Le differenze in mano mia. Allora, intanto... Qui si vede che la pasta è bella dura, è bella tosta. Questo è più gelatinoso, blon. Questo è più pancia di Homer Simpson. Sì, decisamente. Assaggiamo. Ragazzi, inizio da quello chip. È molto colloso. C'è in bocca, c'è molta colla. Non sembra nemmeno maiale. Questo è quello tuo. Perché gli vedi? Gli vedi mortacci quanto è buono.
è finito. L'ho finito, sì. Che dire, i prodotti sono simili, ma c'è una differenza come tra una Fiat Panda e una Rolls Royce, eh? Tutte e due hanno quattro ruote, per carità, se sei armato di buona volontà con entrambe puoi viaggiare, però ci sono delle differenze oggettive. Però adesso voglio fare una prova, voglio ammacchiare questi due prodotti. Abbiamo fatto una salsetta alle mele per vedere se ce la mettiamo sopra, se magari maschera le differenze. Il vasetto è quello che ci stava qua dentro, i fagioli, il proprio casalingo. Salsetta alle mele, proprio basica. Mi piace. Basica. Ce la fai? Perché, ragazzi, questo l'ho imparato dall'American Barbecue. Prodotti scadenti, camuffati, con chilate e chilate di salse. Siano maledetti, chilate e chilate di salse. Allora mi sono detto, ovvio che troverò una differenza mostruosa. Vediamo se la macchio, se la mischio con la salsetta alle mele, come va. Salsetta alle mele. Salsetta alle mele. La salsetta alle mele fa il suo dovere, Però, ragazzi, assaggiamo. Questo è quello artigianale. E paradosso, caro Daniele, è che la salsetta alle mele aumenta il gap dei due prodotti. Cioè il tuo si esalta ancora di più. E quello porello del supermercato, mesto, se ne va all'angoletto, pure con la salsetta alle mele. Amici di Precipi, ancora considerazioni finali. Vabbè, il confronto, ragazzi, è stato oggettivamente impari, Il prodotto del supermercato, sufficiente. Quello di Daniele, eccellente. Allora, se dovessi fare una cena con i miei amici del calcetto, andrei al supermercato senza problemi. Se avessi il mio capo a cena, non esiterei un attimo e verrei da Daniele. Io già vi vedo, qualcuno starà dicendo, ma 24 euro è troppo. Senti, fai così. La carne di qualità si paga. Ok? E ricorda, come diceva Michael Pollan, quindi non lo dico io, Michael Pollan è un saggista, uno con due palle così, un americano, quello che risparmi alla cassa lo paghi in qualche altro modo, materie prime non eccellenti, magari situazioni con un po' di ombra, ok? Quindi il mio suggerimento è, ragazzi, il macellaio deve diventare il vostro miglior amico, ok? Vi saluto dicendo che, vi ricordo, che la macelleria di Daniele Tre Porcellini all'interno della guida Steakhouse e Macelleria d'Italia 2024. Ringrazio Daniele, sono stato benissimo. C'è una bellissima azienda, tu sei molto bravo. Grazie. Verrò a fare la spesa, visto che poi non sto nemmeno troppo distante. Perfetto. E un abbraccio, ragazzi, e che l'abbraccio sia con voi. Ciao! Ciao.